Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi realizzeremo una pizza napoletana homemade con una farina molto particolare. Infatti vi presento la linea Pizzeria Verde del Molino Pasini. Ho deciso di utilizzare per le mie pizze solo questa farina, solo questo molino, perché al primo posto per questa azienda c'è proprio la qualità delle loro materie prime. Ed è incredibile perché è una farina con un indice di forza che si presta proprio alla realizzazione della pizza napoletana. Infatti ha una forza compresa tra i 2,80 e i 3,10. Io ci tengo a dare sempre questa informazione a tutti coloro che vogliono realizzare la pizza napoletana fatta in casa perché è un'informazione importantissima. Scegliete la qualità e soprattutto la farina corretta quando realizzate i vostri impasti. Ci tengo a sottolineare che questo prodotto è stato anche approvato dall'associazione Verace Pizza Napoletana, come vedete qui sulla confezione. È una farina con un indice di forza, come vi dicevo, tale che necessita una maturazione compresa tra 1 e 2 giorni. Andremo a realizzare un impasto abbastanza semplice. Utilizzeremo la tecnica dell'autolisi. Ho già realizzato un video che spiegava la tecnica dell'autolisi, quindi vallo a recuperare sul nostro canale. Mi piace molto utilizzare questa tecnica perché va a migliorare ed esaltare tutte le caratteristiche fondamentali della realizzazione della pizza napoletana. Andremo a realizzare questo impasto con tecnica dell'autolisi. Nella parte iniziale lasceremo riposare il preimpasto circa 20 minuti e poi andremo a chiudere questo impasto al 70% di idratazione, quindi ricordatevi di sottrarre l'acqua che avete utilizzato nella fase iniziale dell'autolisi. Passiamo ora alla realizzazione dell'impasto, così che potrete vedere con i vostri occhi come si comporta questa farina. Allora ragazzi, utilizzeremo un'impastatrice a spirale e monovelocità, questa passa dal convento, quindi dovremo utilizzare questa. Allora, iniziamo con il versare tutta la quantità di farina che abbiamo scelto di impastare, quindi in questo caso ho versato 2 kg di farina. Adesso andremo a versare il 55% di acqua sul peso del peso totale della farina. Ragazzi, il 55% di acqua corrisponde a 1100 ml. Li andiamo a versare tutti completamente. Lasceremo impastare, ragazzi, per qualche minuto affinché tutta l'acqua venga assorbita dalla farina. Ragazzi, nella tecnica dell'autolisi questo accade, ci tengo sempre a farlo vedere, che l'impasto come lo prendo tende a strapparsi con molta facilità, guardate, ok? Adesso, dopo 20 minuti, vedrete come cambierà completamente questo impasto. Ragazzi, trascorso il tempo di riposo, ecco come appare l'impasto. Voglio farvi vedere subito dopo il riposo come si presenta. Se prima tendeva a strapparsi molto facilmente, adesso riusciamo a... Guardate che meraviglia. Procediamo adesso all'inserimento del restante degli ingredienti, ovvero andiamo ad aggiungere il restante dell'acqua. Ovviamente lievito, in questo caso utilizziamo un lievito fresco di birra che andremo a sciogliere all'interno dell'acqua, in quanto appunto è fresco, e poi andremo ad inserire il sale nella chiusura finale dell'impasto. Prima però di procedere nell'inserimento del lievito all'interno dell'acqua per scioglierlo, andremo a prelevare un goccio d'acqua, perché non voglio che il lievito vada a contatto con il sale nella chiusura poi dell'impasto. Procediamo nel spezzettare tutto il lievito e lo andiamo ad inserire all'interno dell'acqua. Chiudiamo in questo modo, è anche abbastanza comodo. Dopo questo gesto da piccolo chimico andiamo a completare l'impasto. Inseriamo un goccio d'acqua e attiviamo. Ragazzi, ci tengo a specificare che questa impastatrice è monovelocità, quindi andrò a inserire l'acqua veramente poco per volta perché questa è la velocità massima purtroppo. Inseriamo altra acqua. Ragazzi, ultimato tutto l'inserimento dell'acqua, a parte il restante, il goccettino che ci siamo tenuti, aggiungo il sale. Ragazzi, ho appena prelevato tutto l'impasto dall'impastatrice. Avendo l'impastatrice, come dicevo, una sola velocità, vado a chiudere l'impasto a mano. Quindi sulle nostre spianatoie che trovate sul nostro sito www.pizzanapoletanomade.com, adesso vi faccio vedere come questa spianatoia è molto utile. Sono 2 kg di farina questi. Una volta che abbiamo pulito, come vedete, la spianatoia,
Facciamo circa una o due pieghe ogni 15 minuti. Come vedete, ancora l'impasto non abbiamo raggiunto il punto di pasta perché si deve presentare completamente liscio. E grazie alle pieghe andremo a raggiungere il nostro punto di pasta. Procediamo con la seconda piega. Ok ragazzi, abbiamo chiuso il nostro impasto, come vedete anche già delle bollicine d'aria, guardate che meraviglia. Ragazzi, allora preleviamo l'impasto, come vedete, lo andiamo ad inserire all'interno della cassetta e adesso lo andiamo a mettere in frigorifero per 16-18 ore. Una sola raccomandazione, ragazzi, cercate di utilizzare, se impastate con un'impastatrice a spirale, assicuratevi che abbia la doppia velocità, perché ho dovuto effettuare delle pieghe in più proprio per chiudere l'impasto, perché purtroppo l'impastatrice non ha lavorato come volevo. Ragazzi, impasto in frigo, ci vediamo domani. Ragazzi, per voi è passato solo qualche secondo, ma per me è arrivato il momento di stagliare l'impasto. Ragazzi, l'impasto dopo le 16-18 ore di lievitazione e maturazione a temperatura controllata. Adesso andremo a stagliare in panetti da 280-290 grammi, li lasceremo, diciamo, lievitare appunto per circa 3-4 ore a seconda appunto della temperatura che abbiamo a casa e dopodiché andiamo a cuocere con il nostro forno F1 P134H. Ok ragazzi, adesso guardate come sulle nostre spianatoie come non si appiccica veramente nulla. Le potete trovare sul sito www.pizzanapoletanahomemade.com. Qui abbiamo della semola rimacinata di grano duro, adesso proprio giusto una spolverata per non far appiccicare i panetti. Ragazzi, guardate che meraviglia. Ok ragazzi, visto che non abbiamo molto posto, adesso vado a chiudere in questo modo il panetto. Ok, ecco il panetto pronto. Ragazzi, veramente è incredibile la morbidezza che sento proprio con il tatto. Davvero pienissimo d'aria, è davvero, davvero pieno d'aria. Ok ragazzi, adesso andiamo per la fase di appretto. Passiamo alla preparazione degli ingredienti, ragazzi. Basilico appena raccolto dal giardino. Ragazzi, è trascorso il tempo dell'appretto, sono passate circa 3 ore. Questo è il risultato, ma sono davvero soddisfatto. Questa, come vedete, è un po' più piccolina e poi abbiamo gli altri 6 panetti pronti. Finalmente è arrivato il momento della stesura, farcitura e cottura della nostra pizza. Ragazzi, la cottura verrà effettuata con il nostro forno F1 P134H. Vi ricordo che abbiamo una super promozione, ovvero che con il codice sconto PIZZANHM20 avrete la possibilità di risparmiare il 20% su tutta la linea Easy Pizza. Guardate che meraviglia questo forno perché abbiamo la possibilità di controllare il cielo, la platea e il forno arriva fino a 509 gradi. Ragazzi, procediamo nel prelevare il panetto. Un po' di semola rimacinata di grano duro. Già al tatto, ragazzi, è morbidissimo. Allora, come vi dicevo, già il tatto è veramente super morbido e si sente che è carico d'aria. Andiamo a dargli un po' la forma. Che meraviglia, ragazzi, è davvero un qualcosa di molto morbido. Ok, andiamo a dare una girata. Procediamo con la farcitura. Pomodoro. Ok. Un po' di semola sulla pala.
un filo d'olio, una foglia di basilico in mezzo ed ecco la nostra pizza napoletana con farina, linea pizzeria verde del Molino Pasini. Sono davvero super soddisfatto, ragazzi, è un cornicione pieno d'aria. Guardate, ragazzi, che meraviglia. Ragazzi, davvero, davvero super soddisfatto. Ragazzi, guardate che meraviglia con la farina del Molino Pasini, la linea pizzeria verde, forza 2,80, 3,10, che meraviglia. Spero che il video ti sia piaciuto. Ti ricordo che abbiamo una promozione incredibile con il forno F1 P134H. Con il codice sconto PIZZANHM20 risparmierai il 20% su tutta la linea Easy Pizza. E ricordati di provare e testare questa farina del Molino Pasini perché è davvero incredibile. Ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!